Iride è questo il nome della futura costellazione satellitare italiana per l'osservazione della Terra. A dare l'annuncio l'astronauta dell'ESA, European Space Agency, Samantha Cristoforetti, in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale in occasione della prima in-flight call mediatica a cui hanno preso parte il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e il Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica dell'ESA David Parker. Il nome l'hanno scelto gli studenti delle scuole della provincia di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese, vincitrici del concorso Spazio alle Idee lanciato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con il Ministero dell'Istruzione e l'Agenzia Spaziale Italiana per dare un nome alla futura costellazione satellitare per l'osservazione della Terra in orbita bassa. La commissione esaminatrice, presieduta da Samantha Cristoforetti e composta dagli astronauti dell'ESA Luca Parmitano e Roberto Vittori, ha scelto questo nome tra 1061 proposte ricevute da 638 istituti scolastici. Il 1 giugno è in programma un evento speciale durante il quale i vincitori del concorso saranno premiati. Proprio Cristoforetti ha voluto spiegare la scelta. Un nome ispirato alla mitologia classica, ha detto, era la dea che aveva il compito di portare agli esseri umani messaggi tempestivi per permettere poi agli uomini di reagire e agire, un po' come i satelliti di osservazione della Terra ci danno dei messaggi perché ci permettono di osservare lo stato di salute del pianeta e ci permettono di agire tempestivamente per tenere ad esempio sotto controllo il cambiamento climatico. Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, ha sottolineato come, attraverso il nome selezionato, abbiamo dato identità a un risultato enorme della ricerca europea e in particolare italiana. E grazie a questa attività con le scuole abbiamo toccato con mano il loro interesse ed entusiasmo nello studio delle discipline come la fisica e la matematica, fondamentali per comprendere cosa è diventato il nostro cielo oggi. Lo spazio è strategico, ma lo spazio può essere anche una grande opportunità per il vostro futuro, per la scienza e io spero anche per la pace nel mondo e per tutte le nostre future attività. Io qua devo congratularmi con le 638 scuole italiane che hanno proposto 1061 diversi nomi per la nuova costellazione, per l'osservazione della Terra, costellazione satellitare, che sarà il più importante programma di osservazione satellitare europea, diciamo, una volta realizzato. Quindi oggi è un grande giorno, siamo grati ragazzi e ragazze per la vostra partecipazione, però soprattutto io sono grato per la passione, la vostra passione per lo spazio. La costellazione satellitare sarà realizzata in Italia e completata entro 5 anni con il supporto dell'ESA e dell'Agenzia Spaziale Italiana grazie alle risorse del PNRR. Sarà il più importante programma spaziale satellitare europeo di osservazione della Terra a bassa quota. Tra i tanti utilizzi possibili sono previste anche operazioni di supporto alla protezione civile per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell'aria e le condizioni meteorologiche. Il presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia, ha dichiarato che il primo obiettivo sarà il sorvolo dell'area del Mediterraneo, su cui i satelliti faranno osservazioni ripetute e ravvicinate che permetteranno di intervenire con maggiore rapidità e precisione in caso di inquinamento o alterazioni geologiche e ambientali. Ma la costellazione di satelliti sarà utile anche per fornire dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di start-up, piccole e medie imprese e industrie di settore. Ancora da definire il numero di satelliti che comporranno la nuova costellazione, quello che è certo sono i tempi stretti per poter rispettare le scadenze imposte dal PNRR. Le operazioni infatti dovranno partire nel 2026, ma già nel 2025 dovrebbero partire i primi satelliti.